Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Mr. Mario e ci siamo qui con la top 5 delle scene più inquietanti nelle bizzarre avventure di JoJo. Attenzione, prima di iniziare devo dirvi che questo video contiene spoiler fino alla parte 5, Ventoaureo. Detto questo, possiamo iniziare. Alla numero 5, il risveglio dei Pillarmen in Battle Tendency. Una delle scene probabilmente più famose delle bizzarre avventure di JoJo è il risveglio dei Pillarmen, gli uomini del pilastro. Per quanto questa scena sia diventata ormai una meme, anche grazie alla colonna sonora, resta comunque molto sanguinolenta e spiazzante. Nel momento in cui i nazisti trovano i resti dei tre esseri, la prima cosa che fanno è ovviamente avvicinarsi in massa, e quando un soldato nota una strana rientranza nella testa di uno di loro, avviene l'orrore. Un corno trafigge la testa del soldato e poi trivella a morte altri soldati così da coprire le luci e risvegliarsi. Fatto ciò, si libera e fonde i soldati tra di loro, prosciugandoli e uccidendoli tutti. A quel punto, Uamu risveglia i suoi maestri. E quando i protagonisti arrivano e trovano tutti i resti, Mark, il soldato accompagnatore, fugge terrorizzato. Ma incontra proprio SDC, che gli sbatte contro assorbendo parte di lui e lasciandolo ad una morte agonizzante. Questa scena ha tutte le caratteristiche dell'horror. L'ambientazione buia e spettrale, la suspense, l'effetto sorpresa, lo splatter, la preoccupazione e, a volerlo proprio dire, la tristezza per il povero Mark che avrebbe dovuto sposarsi di lì a poco. Il tutto accompagnato da una musica che normalmente non si adatterebbe ad una scena horror, ma che vedendo questa scena sinceramente calza perfettamente. Kamon no Ichizoku. 2000年前に我らが全滅させたはずの奴らが Alla numero 4, la madre che mangia il proprio figlio in Phantom Blood. Ogni parte di JoJo si può accostare ad un genere diverso, e nel caso di Phantom Blood possiamo certamente dire che si tratta di un horror. Ciò lo si riconosce dall'atmosfera gotica, dall'ambientazione e dai vari richiami al classico horror, come i vampiri, gli zombie e Jack lo squartatore. La scena che però più ha colpito per la sua spietatezza e crudeltà è sicuramente quella nella quale una donna mangia suo figlio neonato di fronte a Dio. La donna, con in braccio il bambino, in difesa contro gli schiavi zombie di Dio, chiede che a suo figlio sia risparmiata la vita, anche a costo di sacrificarsi. Dio le dà due scelte: venire ucciso insieme a suo figlio, oppure lasciarsi trasformare, in cambio del giuramento di Dio che nessuno dei suoi schiavi avrebbe torto un capello al piccolo. Lei è costretta ad accettare e viene trasformata, ma la sua natura umana è ormai spenta, e quindi tutto ciò che desidera è divorare carne umana. E purtroppo il bambino inerme è una preda perfetta. Dio intanto ci scherza anche su, e questo testimonia che il vampiro non ha alcuno scrupolo e non ha una considerazione persino nei confronti di un povero neonato. 自分の選択した悲劇というわけか。 Alla numero 3, la strada fantasma in Diamond is Unbreakable. Luan-sensei!何か後ろからつけてきます!分かってる! In realtà in questo caso si tratta di un intero episodio, ma ho comunque deciso di includerlo tra le scene. In Diamond is Unbreakable possiamo imparare che anche nella più tranquilla periferia può nascondersi il male più terribile. Ebbene sì, a Morio Cho, oltre ad un alieno, un killer e una roccia, abbiamo anche una strada fantasma. Una via nascosta alla vista di tutti, che passa inosservata. Tuttavia, Rohan la nota e trascina il povero Koichi in quella via abbandonata. I due incontrano una ragazza che racconta loro una storia di un plurimo omicidio agghiacciante avvenuto 15 anni prima. Gli sventurati scoprono che quella via tetra e spettrale è in realtà la porta dell'aldilà e che la ragazza è in realtà il fantasma della ragazza uccisa, che aspetta insieme al suo cane sgozzato che il suo carnefice venga catturato. La ragazza racconta anche che ogni volta che il killer miete nuove vittime, lei è costretta a vederne le anime passare nell'aldilà. Rohan e Koichi accettano di cercare l'omicida e la ragazza li guida verso l'uscita della strada fantasma. L'unica condizione che la ragazza pone ai due sarà di camminare lentamente e di non girarsi per nessun motivo al mondo. Inizialmente i due ci riescono, sebbene sentano la costante presenza di un'entità dietro di loro, che li segue fino all'ultimo. Koichi sta per uscire dal vicolo,
ma la voce della ragazza gli dice di girarsi, senza alcun pericolo da temere. La voce però non proviene dalla ragazza, ma dall'entità. Koichi, ingenuamente, si gira, e l'entità prova a strappargli l'anima e portarla nell'aldilà. Ma per il rotto della cuffia, Rohan con il suo Heaven's Door lo riesce a salvare. Questa scena è terribilmente opprimente rispetto a tutti i perfetti canoni per suscitare orrore. L'inizio normale, l'ambiente che piano piano si deteriora, il tema sempre più angosciante e infine il colpo di scena inaspettato. Inoltre, l'importanza di questo episodio è enorme, in quanto darà il via alle indagini su Kira. Alla numero 2, il flashback di Angelo Katagiri in Diamond is Unbreakable. Anche questa scena si trova in Diamond is Unbreakable, probabilmente una delle parti con più elementi inquietanti e disturbanti di tutte le bizzarre avventure di JoJo. Questa volta non parliamo di fantasmi ed entità, ma di una backstory, quella di Angelo Katagiri. La cosa più inquietante di questa scena è che, a differenza di tutte le altre nella top, questa probabilmente potrebbe accadere realmente, e ciò rende il tutto molto più inquietante. Il flashback, raccontato da Jotaro, ci fa scoprire che Angelo è stato arrestato la prima volta a 12 anni per rapina e stupro. Successivamente passò 20 anni in prigione e una volta uscito fece qualcosa di orripilante. Nel marzo del 94 incontrò per caso tre ragazzini per strada. Li sequestrò per poi violentarne e ucciderne brutalmente due. Scoprendo che il terzo ragazzino proveniva da una famiglia ricca, lo rapì e chiese un riscatto. Grazie alla sua telefonata, la polizia fu in grado di individuarlo e arrestarlo. Ma quando gli agenti entrarono nel luogo in cui si nascondeva Angelo, si trovarono davanti agli occhi una scena raccapricciante. Il povero ragazzo era già stato ucciso, ma ciò che più disturba è che Angelo gli tagliò i genitali e li inchiodò ad una colonna. Cosa ancora più inquietante è che Angelo ha espressamente dichiarato che gode a vedere le persone sprofondare nella disperazione. Questo dimostra quanto perverso e malvagio possa essere questo personaggio. Alla numero 1, la squadra esecuzione in vento aureo. Soreva formalin zuke ni sareta wagiri no sorbe datta. Tsunageta kao wa kyōfu ni yugande ita. Tabun nani ka eiri na hamono de ashi no tsumasaki kara ikita mama wagiri ni sareta no da. In vento aureo, la quinta parte, nella storia si tratta il tema della mafia, adattandola al mondo degli stand. In questa scena flashback incentrata sulla squadra esecuzioni, Formaggio rimpicciolisce una macchina e la getta nel bicchiere di un politico che darebbe fastidio al boss, e si siede ad aspettare cautamente col resto della squadra. Quando il politico esce dal ristorante, Formaggio riporta l'auto alle dimensioni originali, facendo esplodere il povero uomo e schiacciando anche la moglie. Più tardi, la squadra si riunisce per parlare del pagamento, e iniziano a parlare di quanto poco li paghi il boss, ma uno di loro, Risotto Nero, è preoccupato per l'assenza di due membri della squadra, Gelato e Sorbet. Dopo giorni di ricerche, Formaggio trova il cadavere di Gelato legato e imbavagliato, probabilmente morto soffocato, in una stanza piena di sangue, con un biglietto addosso con la scritta «Punizione». Di Sorbet, invece, nessuna traccia. Giorni dopo, però, iniziano ad arrivare alla squadra dei pacchi senza mittente, contenenti dei pacchi con dei quadri bizzarri. I pacchi erano in tutto 36. Uno dei membri, Pesci, vedendo delle dita, fa venire un terribile sospetto a Risotto, che fa allineare i pacchi degli altri. Il risultato è agghiacciante. I quadri allineati compongono il cadavere di Sorbet, diviso in 36 parti e conservato nella formallina. Vedendo il suo sguardo terrorizzato, la squadra realizza cosa è successo a casa di Gelato. Il boss ha inviato un sicario, il quale ha legato e imbavagliato Gelato per poi uccidere brutalmente Sorbet. Nel vedere quell'orrore, Gelato, per la disperazione, si è soffocato con il bavaglio. Il boss ha fatto uccidere Sorbet e Gelato per far capire alla squadra di rimanere al proprio posto e, per quanto possa essere potente, di non avanzare pretese, perché lui non ci avrebbe messo nulla a farli sparire. La meticolosità con la quale il boss ha fatto recapitare il messaggio
fa capire quanto pericoloso può essere un ambiente del genere e che al minimo sgarro le conseguenze saranno terribili. ボスの娘がいる。その情報が飛び込んでくるまでは。 Bene ragazzi, spero queste scene vi abbiano inquietato abbastanza. Se così non fosse, commentate con la vostra top 5. Detto questo, il video è terminato. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!